Ma la politica non lo ritorniamo. Vuole. Allora, Luigi non Sposato ha lanciato questa provocazione, però io la giro anche, così diventa ulteriore provocazione a partire dalle forze politiche, cioè chiaramente il sindacato si è erto molte volte a difesa, come è successo il caso dei vigili, è stato un po' eclatante, nessuno l'ha dimenticato perché rientrava poi in un periodo particolare. Che cosa ne dici a quella provocazione, poi la rilanciamo ai sindacati? Ma lì dico che ognuno fa il suo lavoro e in quel caso lì, come anche l'avvocato quando deve difendere un criminale, adesso permettetemi il paragone. Quindi sta nel ruolo del sindacato difendere. Sta nel ruolo del sindacato, loro vestono quell'incarico, il dipendente insomma si iscrive o fa parte di quel sindacato, si aspetta quindi un servizio come i servizi se li aspettano i cittadini che ci stanno seguendo da casa. Allora io dico, e mentre c'era un giro degli interventi mi veniva in mente un detto, perché tante volte si fanno questi grandi ragionamenti ma poi i detti ci insegnano più di tante altre cose, che i panni sporchi si lavano in casa, no? Perché si dice questo? Perché se c'è un qualcosa nell'ambiente pubblico, e quindi succede il fatto di Sanremo, ma come altri fatti che magari sono meno in pasto ai media, succede che si generalizza, generalizzando purtroppo tutti gli ascoltatori che ci stanno appunto, gli spettatori che ci stanno seguendo, dicono, ah, mamma mia, quando entro in un comune, e io parlo per esperienza piccola, personale, insomma, nel comune di 20 dipendenti comunali, pare che tutti non facciano nulla, e invece ci sono le persone meritevoli. Allora, cominciamo a parlare, come si diceva nella pausa, anche delle persone che fanno bene, stanno anche un'ora, due ore in più, e non andiamo a colpevolizzare solo ed esclusivamente quelli che non fanno nulla. Quando si parla di propaganda elettorale, molto probabilmente si pensa a il periodo in cui escono queste cose. Escono queste cose perché tra qualche mese si va alle amministrative, si va alle elezioni in diversi comuni della provincia, ma ovviamente del territorio nazionale. E quindi saranno dei comuni anche importanti a livello nazionale. Esattamente, quindi stiamo parlando di Milano, Roma, quindi diciamo che propaganda elettorale in questo senso, e io da questo aspetto, sotto questo punto di vista, sono d'accordo. E Maurizio Conte, che cosa ne dice? Sicuramente l'ho detto prima, non bisogna generalizzare, quindi bisogna dare i messaggi chiari. Però tanti magari negli enti pubblici in modo particolare, come anche qua vedendo dai giornali, hanno ribadito, sì, ma noi ne abbiamo ben poco da fare, quindi ci sono alcuni che sono oberati, altri invece che proprio... Ecco, questo è l'altro discorso, e lei sa che anche quello della riconversione del personale. Di cui parlava, esatto. Perché si parla di riconversione nell'ambito privato, delle imprese, di ricollocare chi purtroppo chiude perché quell'attività non funziona, bisogna avere la capacità di riorganizzare all'interno appunto del pubblico quelli che sono la destinazione di quello che deve essere la forza lavoro. Un'altra preoccupazione mi viene quando però mi dicono se il bacino d'utenza lo facciamo a livello nazionale, se abbiamo un esubero al sud, li trasferiamo tutti al nord, così andiamo a rimpiazzare le forze. Allora, no, calma, perché noi non dobbiamo garantire i posti di lavoro, dobbiamo garantire quelle che sono le necessità professionali legate a un servizio, legate a un territorio, legate a quella che è la possibilità appunto di garantire con la minor spesa possibile, quindi guardando anche ai non sprechi, quello che è il servizio che noi diamo. Allora, su questo noi dobbiamo riorganizzare territorialmente. Non possiamo pensare che di vedere concorsi, questa è una posizione a livello nazionale. Vogliamo garantire il più possibile che non ci sia anche la possibilità di vincere un concorso, di prendersi il posto e poi chiedere il trasferimento, perché questo va a deprezzare ancora una volta quello che può essere una necessità a livello locale di dare delle risposte con nuove professionalità. Se poi le perdiamo... Allora è questo all'interno della scuola, all'interno di tutti quei servizi che vediamo molto spesso non funzionano perché c'è una difficoltà nell'essere chiari su quello che deve essere la funzione pubblica all'interno di un territorio, all'interno di una regione, all'interno di un sistema che deve guardare poi anche a quelle che sono le priorità. Priorità, dare servizi a quel cittadino che paga le tasse. Infatti, questa donna, la vedo che sorrideva prima. No, sorridevo quando facciamo purtroppo degli esempi. Come ho detto all'inizio, massima stima per i lavoratori
nel pubblico impiego. Ci sono però alcune cose che vanno seguite e anche la parte politica deve essere molto più diciamo veloce nell'assumere alcune decisioni. La riforma delle province, facciamo questo esempio, doveva esserci sicuramente un risparmio del personale, adesso tutte le province cercano di trattenere il personale, mi sembra che siano pochissime centinaia le ricollocazioni derivanti dalla ultima revisione appunto dello status delle province. Io spero che ci sia il passaggio in referendum in modo positivo e quindi l'approvazione del referendum per andare a rivedere quella che è la carta costituzionale e quindi rivedere anche la forma provincia in modo molto più deciso, perché quello che è stato fatto con il governo Monti ha partorito alla fine un topolino. Le forze politiche alla fine che governano le amministrazioni provinciali non hanno portato a quella razionalizzazione anche del personale oltre che della spesa che tanto si auspicava, dove viene demandato tutta la buona volontà, forse questo non porta al risultato sperato. Quindi bisogna essere decisi e percorrere il sentiero delle riforme in modo molto più convinto e anche veloce. Quindi sono trasferiti personale nei comuni, mi sembra, vero? Delle province. Ben poco. Sicuramente le organizzazioni sindacali daranno i numeri. Ci sono 20.000 numeri nelle province, altri 200.000. No, no, ma nel Veneto, stiamo parlando di poche centinaia, così due numeri. Esatto. Però qualcuno viene l'idea che spesso e volentieri questo governo, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, esempio molto concreto. Nel mese di ottobre esce un decreto che dice che vanno chiuse 23 prefetture sul territorio nazionale. 23. Facciamo notare al governo, con i parlamentari delle sedi dove saranno soggetti a chiusura, io penso a Rovigo, perché Belluno Rovigo, che no? Rovigo accorpato a Padova. Cioè, facciamo notare che, per esempio, se un territorio come quello di Rovigo, la chiusura della prefettura di Rovigo, che sovrintende 50 comuni per un'estensione di 1.800.000 km, perché si va ai confini di Ferrara fino ai confini di Rovigo, è sbagliata non solo rispetto alla funzione propria della prefettura, il governo del territorio, sulla questione della sicurezza, e potrei dirvi tutto quello che fa una prefettura, i parlamentari di zona, uno di Forza Italia, uno della Lega e uno del PD, convengono che era una sciocchezza gigantesca come quella di chiudere e accorpare le altre, vanno a Roma e il governo dice effettivamente abbiamo fatto una castroneria perché non possiamo immaginare di fare le riforme e risparmiare 6 milioni di euro. Questo era il motivo della riforma, era il risparmio di 6 milioni di euro per la chiusura di 23 mandamenti così rilevanti sul tessuto connettivo, anche produttivo per i controlli che alle prefetture è demandato, e fa marcia indietro. Cosa voglio dire? Che spesso e volentieri, questo è un esempio recentissimo, dicembre dell'anno scorso, però di cui non si è parlato del ritornare indietro, si è parlato del cancellare. No, hanno abolito quel decreto, lo hanno ritirato, è proprio ritirato, la Madia ha fatto marcia indietro, adesso valuteremo come fare per risparmiare. Allora io voglio dire che cosa. Scusa, ti interrompo un attimo, chi non fa non sbaglia, mi hanno sempre detto. Ah certo, ma su questo non c'è dubbio. Tuttavia, quello che va un sistema comporta anche... Qual è il ragionamento? Io parlo di visione. Ad esempio l'abbiamo anche in regione con quella riforma della sanità che vuole centrare. Bravissimo. Allora io vorrei fare, qual è il ragionamento? È che quando si riforma un sistema paese, devi avere la visione di dove vuoi andare, perché se tutto lo leghi alla semplice risparmio che può essere necessario, visto che abbiamo qualche problemino di debito pubblico, devi vedere dove risparmi e come risparmi se lo vuoi fare, perché allora io per esempio sottolineerei per esempio che questo governo continua ancora a dare consulenze esterne nella pubblica amministrazione per un ammontare banale di 4,2 miliardi di euro all'anno, miliardi, non milioni di euro, e poi si preoccupa di risparmiare 6 milioni di euro. E a chi le dà le consulenze esterne? Sempre ai soliti amici e gli amici. Per consulenze esterne penso al mio ministero, il Ministero dell'Economia e Finanze, dove ci sono già dirigenti di prima fascia e di seconda fascia nell'ammontare di 998 unità che potrebbero benissimo fare quello per cui le consulenze esterne potrebbero farlo. Ma certo, non che siano una competenza, una professionalità che viene chiesta a livello europeo, non possono fare. Scusa, il lavoro. Però allora, io non criminalizzo certo un governo che sostengo, ma ti faccio anche osservare che l'ANAC Cantone è intervenuto ad esempio sulla CEA e sta intervenendo sul Comune di Roma, dove dice che l'ufficio legale ha 21 avvocati e ciò nonostante sono state date centinaia di milioni di consulenze esterne. Questo è sbagliato? Quindi, no, si sta arrivando. Rispetto a un passato dove questo non veniva neanche messo in discussione, dobbiamo vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Rispetto al nulla del passato si stanno discutendo questi problemi. Si sta arrivando anche con delle imperfezioni, degli errori, a volte anche gravi, ma si sta tentando di mettere mano al sistema. Invece che dire che tutto è sbagliato, andiamo a vedere
quelle cose che però, sono perfettibili. Però il discorso Cottarelli è stato troncato di brutto, no? Quindi è stato un brutto momento quello. No, Cottarelli è stato sostituito per... Sì, no, troncato nel senso di risultato che ci si aspettava, poi alla fine... Ecco, quindi io condivido, però bisogna che poi alla fine ci siano delle cose concrete. Non sui servizi e non sulla pelle delle persone. Sì, lei stava dicendo, Zanetti, prima, che in fondo rispetto all'operato degli altri governi non è cambiato niente, secondo lei. Non c'è nessuna inversione di tendenza che mette al centro dell'azione la riqualificazione della pubblica amministrazione per erogare alle imprese e ai cittadini un servizio di qualità. Parlavo in tempo del taglio di della spesa, io e di parlavo, più di qualità. Neanche negli altri rispetto sui tagli della spesa, scusate un attimo, se andiamo a vedere i numeri, la spesa pubblica italiana è più bassa della media europea. Uno. Secondo, c'è un problema, esiste ed è grande, di qualità e di efficienza della spesa pubblica italiana. Non è un problema di tagliare linearmente, perché guardate che quando si taglia, non è che si va a tagliare quello che beggia in mutande, si tagliano i servizi sanitari, si tagliano i programmi di commercio, si fanno i pasticci anche sulle province che faranno pure brutto, ma svolgono funzioni come la manutenzione delle scuole pubbliche che non si fa più da anni e cascano i calcinacci in testa ai ragazzi, la viabilità nelle strade, poi ci si lamenta, e ad esempio un qualcosa di, voglio dire, centri per l'impiego. Hai citato tre competenze regionali in questo caso, mi fa anche molto piacere. Qua entriamo nell'ambito sulle province. Hai parlato di lo so, ma però del Rio diciamo lì, no. Io dico due cose soltanto, secondo la mia organizzazione, vogliamo davvero fare un'operazione di modernizzazione, innovazione della pubblica amministrazione che ne ha bisogno questo paese qui? Allora, abbandoniamo un po' la dimensione, tra virgolette, ideologico-propagandista, che magari ci fa prendere un po' di voti perché parli alla pancia delle persone, ma poi alla fine passano i governi, i problemi rimangono lì. Due punti. Uno, è possibile pensare a una pubblica innovazione 2.0, come si dice adesso, quando tu hai bloccato il turnover da 10 anni, non fai entrare i giovani e ormai il personale raggiunge quasi la media di età di 60 anni? Esatto. Due. È possibile fare una modernizzazione, è possibile fare una riorganizzazione, una riforma della pubblica amministrazione contro e prendendo a schiaffoni chi... Quella riforma deve poi farla vivere quotidianamente come i 3 milioni di lavoratori pubblici a cui viene negato il contratto collettivo dal 2009. E il contratto collettivo non è solo risorse e stipendio. E scusatemi perché qua si parla, ma questi qua cosa vogliono? Faccio sommessamente presente che stipendi, risorse in busta paga sono poi consumi. Siccome abbiamo un problema anche da questo punto di vista, non è una grande mossa anche in termini economici generali, e parlo anche al sistema delle imprese, che si abbassino i salari di 3 milioni e mezzo di famiglie italiane. Detto questo, è anche il contratto, la sede, lo strumento per coinvolgere, confrontarsi e soprattutto sfidare i lavoratori pubblici sul piano appunto di una modernizzazione, di un'innovazione del paese. Ma pensiamo davvero che facciamo una riforma e rendiamo stupenda la pubblica amministrazione se uno non ci facciamo entrare i giovani? Abbiamo anche un problema di disoccupazione giovanile. Tra la Fornero e il blocco del turnover abbiamo distrutto il mercato del lavoro dei più giovani. Ma perché allora non, il sindacato, quello che i cittadini anche pensano, non ha agito in modo duro e tuttora noi queste cose qua poi non riusciamo a tradurle, perché purtroppo il sindacato non governa né la pubblica amministrazione né il Parlamento né il governo, perché poi bisogna anche distinguere le responsabilità. Però Ferretti, se anche la pubblica amministrazione del sindacato diciamo così, però ma quello è un altro discorso, scusami. Ferretti, però, non siamo noi che governiamo la pubblica amministrazione. La politica la Se potevi dirlo in altri tempi, mi pare che oggi, francamente, non puoi dire che ci sia una sovrapposizione. Però, Ferretti, mi consente un'altra provocazione, perché lei mi dà spunto interessante, quindi poi ci provochiamo. Ma però, voglio dire, la riforma dell'articolo 18, il job act, insomma, in tempi di altri governi sarebbe successo il finimondo. Insomma. No, scusi un attimo, anche qui, forti pazienza. Sul Job Act la CGIL ha portato in piazza 1 milione di persone il 25 ottobre di un anno fa, quando si stava facendo il Job Act. Ha fatto uno sciopero generale il 12 dicembre di un anno fa. Adesso, sinceramente, dopodiché, ripeto, ognuno ovviamente avrà le sue posizioni. Cosa avrebbe potuto fare di più la CGIL? Ma che su questo ci sia stato... Avrebbe potuto fare di più? Se ci fosse stato qualcosa da fare. La CGIL avrebbe potuto fare di più, il sindacato in generale, probabilmente affrontando in maniera piena, diciamo così, l'evoluzione che ha avuto il mercato del lavoro in questo paese da qualche anno a questa parte. L'illusione di poter dire no al precariato, punto, invece
bisognava fare, chiaro, e bisogna fare, e stiamo cercando di fare un lavoro che sul piano anche contrattuale riesca a parlare anche a quella parte che non è irrilevante, ma anzi cresce sempre di più, di mondo del lavoro che è al di fuori dei contratti collettivi. Infatti, spero che no. Sì, no, io credo che il punto nodale sia proprio questo, cioè stacchiamoci un attimo dal sistema legato all'audience per iniziare veramente a ragionare. Nessuno ce l'ha col governo attuale, Paolo personalmente ovviamente. Noi chiediamo solo una cosa, che è quella di aprire un tavolo di confronto che non avviene ormai da 2 anni e mezzo minimo, confronto serio, dove le parti si incontrano e iniziano a ragionare veramente sulle prospettive che abbiamo davanti. Cioè, se il cittadino che si chiede questo, e proprio parlando anche con tante persone, se il sindacato, che comunque, non lasciamo stare la CISL in particolare, nella fattispecie, ma c'è stato un po' la CGIL, ha sostenuto in parte l'attuale governo, comunque una manifestazione del PD, non è certo, se fosse stato il governo Berlusconi sarebbe opposto nettamente. Adesso che c'è un governo che può essere più filo affine alle parti sindacali, non riesce neanche a dialogare. Abbiamo dei dubbi su questo, è così, ma può darsi. No, beh, comunque non certo affine a. Stanno teorizzando la disintegrazione sociale che nega. No, dovete non l'ho mai fatto. Però io parto da un altro. Cercate, no, questa è l'obiettivo. Sono abbastanza sovrapponibili, quello di non parlare con le forze sociali mi pare che hanno avuto una buona lezione, anzi le dirò, mi permetta, forse Berlusconi non era così sciocco, alla fine una chiacchieratina se la faceva. Però facevate lo sciopero e quindi poi... Insomma, il ruolo di un'organizzazione sindacale è che se viene avanti una riforma che è inaccettabile, però, non è che dobbiamo dire vicino a bene. Però se mi permettete, io parto sempre da quel presupposto, parlo sempre in maniera personale logicamente. Certo. Però rappresenta comunque il sindacato, attenzione. Sì, perché... ma personale, nel senso, parlo come CISL, lo specifico. Parlo come CISL, ma logicamente poi i colleghi, se non condividono, hanno la facoltà di intervenire come sempre. Il concetto è molto semplice, noi da sempre ci poniamo nei confronti di ogni governo in una posizione di confronto, partiamo da quel presupposto. Cioè non è che ci poniamo a prescindere contro un'idea o chiediamo invece... Confronto significa avere interlocutore, però, se non c'è... Ma confronto vuol dire che se mi danno la possibilità, bravo, di sedermi a quel tavolo appunto, ma non mi sembra che l'abbiate avuta molto questo... No, zero. Questo sto dicendo. Cioè, Conte, un attimo solo, che Conte deve dire una cosa. A prescindere dal passato, oggi siamo nella condizione, come dicevo prima in premessa, che da 2 anni e mezzo non ci danno la possibilità di entrare nel merito. Ma perché dico questo? Perché probabilmente potremmo essere d'aiuto. Invece ciò che emerge oggi, e lo ribadisco questo concetto perché per me è fondamentale, si sta creando nell'opinione pubblica una sensazione chiara che il governo da una parte, le organizzazioni sindacali dall'altra, quindi le parti sociali dall'altra, non contano più nulla, per cui è inutile nemmeno sposare una teoria di qualcuno che va contro tendenza e che ti fa capire che l'unico elemento è che il pubblico è un servizio da erogare a prescindere. Chiaro, e se non ci fosse il pubblico, forse qualche problemino potrebbe emergere nella nostra società. È chiaro, conto il secondo. Su quel servizio da erogare, che appunto è obiettivo della riconversione del sistema pubblico per renderlo ancora più efficace e efficiente nei confronti del cittadino, dobbiamo distinguere quella parte dell'organizzazione pubblica che serve a questo rispetto a quello che porta a sola burocrazia. Perché c'è anche questo aspetto importante. Noi dobbiamo tagliare su quello che molto spesso si autoalimenta, anche grazie a norme interpretative, perché poi c'è anche tutto l'aspetto legato alla normativa che permette questo, che permette l'interpretazione delle norme, che permette quindi l'autoalimentazione di chi gestisce la burocrazia, perché si... Ma comoda la politica, questo è... legittima nel suo ruolo. Però Conte, di che enti parla? Faccio ma qualsiasi. Per esempio, qualsiasi ente, partendo dal comune, perché c'è anche magari l'interpretazione del capo ufficio tecnico rispetto a una pratica edilizia, perché la norma non è chiara, e rispetto magari al ministero che appunto alimenta quelle che sono interpretazioni normative che poi devono essere applicate nel territorio, che diventa legittimazione di un sistema che autorizza la sua autorità, e forse questo è l'elemento dove dobbiamo effettivamente entrare, tagliare tutta quella parte del sistema pubblico che si autoalimenta per la burocrazia, che è l'elemento poi essenziale da modificare, che permetta appunto una riduzione dei tempi per permettere al cittadino, all'impresa, a qualsiasi ha bisogno di quel servizio, di arrivarci in tempi adeguati.
Questo. Okay, questo senza dubbio. Sì, do la parola a Casaldo, un attimo, andiamo in pubblicità, che così dopo ha tempo anche di, certo, di obiettare, eccetera. Pochi secondi, restate con noi.